Sì, della CGL, infatti, per questo parte. Io sono stato delegato dalla segretaria regionale Laura Serafino, che è stato mandato a me, non perché diciamo, perché io in qualche modo facendo questo parte, che parla di questo campo, che parla anche di CGL, per la penale che ci fa bene quella situazione. Credo che c'è una questione che non è stata affrontata, è iniziata con voi, ma la Regione Lazio è sottodimensionata dal punto di vista di parchi, come percentuale del territorio coperto da parchi. Almeno la provincia di Frosinone è sotto il 20%, e nonostante insomma se andasse a realizzare il parco dei Fini, quindi il versante dei Fini e il parco degli Erici, ancora saremmo diciamo, totalmente sotto della percentuale del 30%. Come data fisiologica per la protezione del territorio. Credo che la CGL è per usati per varie questioni. Innanzitutto una è la crisi economica e sociale che viviamo e dall'altra dobbiamo metterci in testa un po' tutti quanti che da questa crisi economica e sociale bisogna riprogrammare il futuro. Se non siamo in grado di vedere quali sono le cose che ci appartengono più strettamente al territorio e al lavoro, è chiaro che quella riprogrammazione, quel futuro in qualche modo diventa sempre più difficile. Io volevo in qualche modo toccare due questioni perché sinceramente mi ottiene un po' le scatole dal punto di vista che bisogna essere sempre un cittadino che si fa promotore di difendere il proprio territorio. Quando vediamo magari un'opera, consiglieri regionali, deputati, e mi è capitato di avere degli incontri, per esempio il mio con la competenza. Rispetto ad una vertente, un grande vertente sul territorio, a un certo punto mi disse continuare a lottare. Il presidente della regione continuare a lottare per difendere il vostro posto di lavoro. E il problema che dovete risolvere, anche rispetto alla situazione dei parchi, lo deve risolvere diciamo, chi è stato delegato a rappresentare il cittadino. È vero che se c'è una grossa parte a livello territoriale, l'organizzazione di un parco è chiaro che è più facile per chi viene per questo, ma se non si trova a livello territoriale un qualcosa diciamo che come dire, di unità da questo punto di vista, bisogna che come dire, la politica si faccia dirigente da se no diversamente insomma cadiamo nel contraddittorio di chi è che fa che cosa. Dall'altra credo che riprogrammare il territorio è una questione essenziale, ma l'ha toccato prima Ovvia. È una cosa essenziale. Noi in provincia di Frosinone, dico così, scusate proprio un attimo di questo tempo, abbiamo perso negli ultimi anni decine di migliaia di posti di lavoro, praticamente 115.000 disoccupati, abbiamo, no? Le grandi industrie non ci sono più, abbiamo però i residui, la valle del sacco. E credo che bisogna fare uno sforzo dal punto di vista proprio di dire politico. Se vogliamo riprogrammare questo punto, bisogna ripartire dalle richieste che abbiamo, dalle cose che abbiamo. Quindi riprogrammare significa in qualche modo vedere la natura elevata, sviluppata, che rende la società civile politica. Ora, rispetto a queste situazioni, il problema che abbiamo è come stiamo a riprogrammare no, sul territorio un'attività sociale. Allora, le risorse, si parlava di risorse. Io ho partecipato a un convegno in sede regionale, l'assessore di competenza, per quanto riguarda i costi dei parchi, un terzo è a carico della regione, i due terzi possono essere le risorse. E quindi come dire, fare i parchi e anche utilizzare quelle risorse che molto spesso si rimandano indietro. Noi in provincia di Frosinone abbiamo questo comitato, quindi ieri ci ha incontrato tutti i sindaci della zona, sono solo 8, quindi non è che c'è difficile. A un certo punto parlando con loro abbiamo visto che ci pone un problema, è un'altra struttura che pone dei vincoli. La domanda che è stata fatta non è forse il problema di quali vincoli in più ci sono, ma qual è la prospettiva che il sindaco, del comune dà al cittadino per svilupparsi, per in qualche modo progredire dal punto di vista sociale. Io credo che i vincoli da questo punto di vista verrebbero superati nella misura in cui il parco viene visto anche come programmatore dello sviluppo del territorio.
Se la provincia viene ridotta di ruolo, se le comunità montane in qualche modo vengono spazzate via perché non sono comunità montane, se la regione Lazio dice faccio la città metropolitana, che parliamo sempre di questo, dobbiamo anche vedere che a livello territoriale lo sviluppo territoriale può farlo certamente, no? Chi va a amministrare il parco, quindi il ruolo da questo punto di quella del posso chiamarlo, presidente del parco, di quella struttura del governo del parco, è un ruolo che dal punto di vista economico deve programmare lo sviluppo nel rispetto della natura. Allora a quel punto non credo che ci saranno, come dire, avversari nei cacciatori, avversari magari quei sindaci che dice che io, il comune di Quarcino ci diceva io voglio fare una funivia da qui e dalla montagna lì, insomma, per pensare oggi una funivia, insomma, è una cosa impensabile, una cosa. Ecco, però se andiamo a dire, guardate che rispetto a tante quelle microeconomie che ci sono sul tuo territorio, sulla tua zona, ma come avete detto voi, sui Monti Lepini in cui i comuni si stanno spopolando, stanno andando via, e cerchiamo di fare una politica che ti porta a vivere, a far vivere quei luoghi, credo che a quel punto quella sì che è vera economia, quella microeconomia che ci riporta a posti di lavoro, che ci riporta a riprogrammare quel futuro, che in qualche modo oggi si vede compromesso, che il lavoro non c'è più, abbiamo i fiumi inquinati e abbiamo ancora parti da fare purtroppo. Per questo io mi appello ai consiglieri regionali affinché su queste questioni si decida presto, no? Presto, non si può dire, pensare a dire abbiamo un lungo tragitto da fare, ci abbiamo anni ancora da dover convincere ogni singolo cittadino della volontà dell'iniziativa, ma credo che a questo punto abbiamo bisogno anche dell'iniziativa della regione che venga e ci dica guardate gli indirizzi per lo sviluppo, gli indirizzi per la riprogrammazione dell'attività economica e sociale sui territori, si fa in questo modo, andiamoci a confrontare e vediamo come metterla in pratica. Grazie.